Ciao amici, benvenuti in cantiere. Oggi andiamo a vedere assieme a Francesco, vabbè, l'intonacatore, come sono stati fatti le stratigrafie di protezione della paglia, ok? Cioè che tipo di intonaco è stato fatto e perché lo abbiamo fatto. Tanto grazie Francesco di essere qui in nostra compagnia e vado a spiegare. Esatto. La stratigrafia. Ci puoi spiegare la stratigrafia di come è stato fatto questo muro di questa casa in paglia? Allora, questo edificio di paglia è stato in parte ricoperto di arelle e canicciato nelle parti lignee dove non c'era la presenza di paglia, in modo da creare l'aggrappo per l'intonaco. Dopodiché è stato fatto un rinzaffo a calce. A calce si intende grassello di calce, stagionato, di qualità, un inerte in curva selezionato bene e una percentuale di metà caolino. L'intonaco è stato fatto in 4 strati: il primo rinzaffo, uno strato di ariccio che mi ha regolarizzato il fondo e un doppio strato di ariccio sempre con interposta una rete in fibra di vetro, con tutte le specifiche degli angoli e tutte le legature che servono. Certo. Dal soffitto a circa 30 cm dal pavimento. Sì. Finito. La zoccolatura invece è stata fatta con un pannello di XPS. Eccolo qua, adesso non si vede ma si sente. Che è stato isolato con una guaina e dopo rasato con una colla. Lì per forza di cose bisogna andare con una colla. E solo, che mi servirà solo come aggrappo alla superficie dell'XPS. Dopodiché si andrà a fare una rasatura armata a calce, premiscelato in questo caso, in tanti altri casi si può utilizzare un prodotto fatto in cantiere. In questo caso, visto la temperatura, visto che stiamo andando verso una stagione fredda, abbiamo preferito usare un premiscelato. Ok. Sempre comunque di qualità e naturale, il più possibile. E una prima mano di rasatura per uniformare l'assorbenza. E dopo, domani, una volta asciutto questo fondo, verrà fatta una rasatura armata in due mani con la rete. Ok. Con tutto quello che riguarda appunto i cerotti degli angoli. Andiamo pure a vedere gli angoli, che è un dettaglio importante nelle case. Ecco qua. L'angolo qui, oltre che nella parte bassa, che deve essere isolata, impermeabilizzata, esatto, e creato un aggiunto col silicone o con delle membrane, comunque creare un aggiunto di distacco. Certo. Anche la parte alta deve essere girata bene con la rete, quindi deve essere comunicante questo con questo, deve essere comunicante questo con questo, deve essere fatto un fazzoletto fatto bene, un pezzo di rete in diagonale rispetto all'angolo della finestra, in modo da eliminare le tensioni superficiali che si possono formare sull'angolo, che è la parte più delicata, e tutte quelle piccole accortezze che ci vogliono per fare un lavoro fatto bene, insomma. Certo. Sì, sì, serve molta cura per fare un intonaco fatto bene. Ah, sì. E molta maestria, perché poi ci sono diversi spessori, diversi materiali che vanno combinati in modo che poi l'intonaco non crepi nel tempo e che duri. Questo, e che duri soprattutto e che resista anche poi alle intemperie, all'acqua, perché sì, ricordiamo che il problema maggiore di una casa in paglia è appunto l'acqua, e noi dobbiamo in questo modo creare una nuova pelle che è fatta appunto con l'intonaco di calce. Esatto, un buon spessore, perché l'intonaco di fondo che si dovrebbe fare sempre dovrebbe avere almeno 3-4 cm, non di meno, e anche perché la superficie non è mai bella regolare, quindi per regolarizzarla spessore minimo di 4 cm ci vorrebbe sempre. Ok, andiamo a vedere quella parte di là. Ma sta incominciando ad asciugare. Esatto, questa è stata fatta questa mattina, l'inizio, e sta cominciando ad asciugare nella parte bassa, ancora bagnata perché appunto è in XPS, mentre la parte alta è già asciutta appunto perché la malta riesce a traspirare meglio, ad asciugare in modo più veloce. Ecco, qualcosa dopo da aggiungere? Dopo la rasatura armata verrà fatto un intonachino, sempre a calce, qui con inserendo dentro all'interno di un bianco un po' di cocciopesto, appena appena appena, solo per dare una piccola sfumatura rosata.
e basta, le due mani tollachino e dopo è finito. Ok, perfetto, poi il ciclo è È completato completo e possiamo smontare il il ponteggio. ponteggio. Ok, grazie mille, però se avete bisogno di un intonaco, chiamate pure Francesco e lui con la sua squadra viene a realizzare questi intonaci meravigliosi. Grazie Grazie. Francesco, un saluto a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.